Io vi chiedo semplicemente se si vede, perché non ho messo la luce ed è qui al naturale. Ho usato l'eyeliner rosso di quello di Givenchy, ho ritoccato anche, mi sono aiutata con questa matita che ho preso a Shanghai, proprio sempre rossa, per farvi vedere faccio... Ecco, per rendervi conto, ecco questa matita qua. Devo confessare che oggi pomeriggio ho anche pianto di emozione, non di... Ed è lì, è pazzesco. Io adesso, se chiudessi la porta, non si sa. Va bene, vorrei struccarmi. Come me lo... Mi ero voluto provare, dare una chance a questo di Cien, che ha quella cosa così. Tra l'altro vi devo dire che, vabbè, ve lo racconto un altro momento, ho di questi per un anno, o forse anche due, perché il papà di un mio amico, cioè meglio, il mio amico ha un figlio con cui che frequento, un ragazzo stupendo, e anche una ragazza stupenda, ha due figli, insomma. Questo mio amico fa il... rappresentante, insomma, vabbè, mi hanno regalato, vediamo se riesco, uno scatolone enorme, cioè questa è magia, pazzia pura, no, scusate, uno scatolone enorme di questi, spero si veda, sì, uno scatolone enorme. Quindi significa che io, vi ricordate quelle cose? Ah, partecipate a questo concorso che avrete fornitura per un anno. Ecco, io l'ho avuta la fornitura per un anno. Che meraviglia! E che sono cose leggere che vi regalerei anche, ma costa più la spedizione che il fatto in se stesso, ecco, tutto rosso. Madonna, ma io oggi proprio ho fatto un pianto, no, vi spiego perché ho fatto un pianto, perché questa ragazza che è a Shanghai stamattina mi chiedeva su quale delle tre torri andare per vedere il panorama di Pudong, ho detto quale, e poi alle tre, quando lei era lì e quindi a Shanghai erano le nove, mi ha fatto una chiamata WhatsApp, una videochiamata WhatsApp, che veramente solo il Signore ha dato la possibilità che fosse attivata, perché WhatsApp senza un VPN non funziona. Sto coso funziona abbastanza, però io non ho messo mascara, quindi... E niente, mi è preso all'istante, quando ho capito che era lei, che mi faceva vedere il panorama e mi diceva delle cose... E mi diceva grazie di averci spiegato per filo e per segno cosa fare, stiamo seguendo tutte... Cioè, mi è venuto da piangere. Allora, quello che scrivevo in un commento oggi, è facile innamorarsi di Shanghai per turismo, no? È una città che ti prende, quindi voglio dire, chiunque sarebbe affascinato di Shanghai. Quindi immaginate me che l'ho vissuta. Però quello che spiegavo a mio fratello oggi, che mi ha trovato appunto in lacrime, era questo, vedi, mi ha detto, non è tanto appunto Shanghai, ma quanto, prendo questo gel micellare che sto cercando di utilizzare di Venus, ma non vuol finire, quanto il fatto, io non avevo assolutamente una vita facile, no? Dove era la vita facile? Cioè, la vita è tutti i giorni, come quando vai a Roma e dici che bellissima città, però chi ci vive come ho vissuto io, o anche Milano. Cioè, un conto che stai lì per un po', un conto che la città quasi non la vedi. Ecco, allora, io avevo problemi, il lavoro, gli impiegati, i soci, i clienti, l'avere a che fare con cinesi che, insomma, di livelli con cui era difficile comunicare. Però a un certo punto della giornata io avevo la possibilità di mollare tutto, facendo cosa? Fine alla giornata lavorativa, facendo cosa?
prendendo un taxi, prendendo la metropolitana e godermi quello che di bello la città poteva offrirmi. Quindi era questa possibilità di avere uno stacco. Oggi dicevo appunto a mio fratello, se io volessi staccarmi da questo forte senso di malinconia, sono qui a piedi, dove vado? Non ho da fare spesa. Andrei, farei due passi, finirei al bar. Non è estate, non posso andare al mare. Ecco, è questo. È una città che ti dava la possibilità di affogare i magoni accumulati durante la giornata e buttarli via. Buttarli via. Vabbè. Quest'acqua micellare. Mi sciacquo, Non è un'acqua micellare quella da Venus, ma è un gel micellare. Adesso prendo questo Basic gel idratante della Dester Aloe. Ne metto così. Speriamo di avere presto notizie per voi. È solo una questione più che altro tecnica. Ecco, vedo. Cioè, non è un gel che... Cioè, è un gel che si trasforma... Che va anche negli occhi, non brucia. Dove a me c'è il problema del bruciore agli occhi è una cosa abbastanza normale. Comunque tutto questo è andato via. Vedete come il colore della mia palpebra? Violacea, potrei anche non mettere un bel tonico. Vado con un po' di Amamelis, però spruzzo anche un po' di idrolato alla salvia. Questo idrolato alla salvia di Bioficina Toscana, ecco, ne metto un po' qua, puro non può andare direttamente in faccia, va bene sul corpo, sui piedi, ma in faccia no. Quindi metto un po' di Amamelis e spruzzo un po' di questo idrolato di salvia, in maniera che sia diluito. Ah, non vi ho fatto vedere il viso, vabbè, che non scrocchia, non scrocca. Questo detergente, ragazzi, dovete prenderlo. E quindi qua, questo. Poi stasera sono serata tretinoina, per cui andiamo di contorno occhi. Volevo fare, scusate, c'è in doppia fila, metto un po' di argirelin, c'è la doppia fila qua, e facciamo che la picchietto qui, poi la picchietto qui, poi qui, poi qui, poi qui, poi quello che c'è, faccio così, e insomma... Mi sono spiegata col senso di cioè, non c'è una posizione migliore. E mi ricordo il primo video struccato a Shanghai, lo feci, il primo video mi strucco con voi, lo feci che ero inginocchiata per terra. Rido ancora solo al pensiero. Mamma mia, quanti anni sono passati. E vabbè, quindi... Argirelin passata e assorbita, poi metto un po' di niacinamide, cioè sì, che non riesca a trovare un luogo dove possa essere comoda. Allora, argirelin la metto qui dove ci sono i pori ai lati del naso e qui, poi qui dove ho le cicatrici d'acne, evito le altre zone, e siccome ne ho presa tanta, oddio, c'ho un mal di... non posso sedermi neanche. Ah no, c'è uno sgabello, ma è pieno di trucchi, devo assolutamente, assolutamente. Metto tutto via, sbaracco in un scatolone e rimetto tutto quanto a posto. È inutile fare ordine con le cose che sono. Ne ho presa troppe, argirelin. Di niacinamide, lo metto sulle braccia. Dopodiché vado del mio contorno occhi extra lusso.
la schiena. Tampono sopra arcirelina, che però questo lo posso mettere anche qua. E prendo l'amico e andiamo. Ah, ma mi hanno detto che questo, cioè il grande affare, un Medix che costa, non lo so, mi ricordo più qua in Italia, perché vabbè io me l'avevo fatto, cioè ho fatto vabbè una cosa assurda, vabbè, che su Look Fantastic lo vendono al doppio del prezzo. Ma dico, ma è mai possibile? Ma è mai possibile quando c'è una cosa, un brand che ha un sito, che ha dei tools meravigliosi, bisogna andarla a comprare su un sito che... C'è la gente? Ma, cioè, non ci sto proprio, eh. Adesso mi cerco tutte le cose che ho in sogno. E ho in sogno, ho in desiderio, e faccio per i miei fratelli una lista con tutti i link, perché si avvicina il mio compleanno, però non me li devono fare subito, devono aspettare il Black Friday, così li faccio anche risparmiare, faccio una wish list per il mio compleanno. Oh, che meraviglia sto coso qua. Una cosa stupenda. Ragazzi, se dovete comprare prodotti Homemadex, andate direttamente sul loro sito, eh. Non vi fate fregare, per carità. Ma chi sono? Cioè, ma un altro sito che ha i prezzi più alti rispetto alla media è Douglas? Ma vogliamo scherzare? A parte no, prodotti di Ordinary io non vado a acquistarli. Ma ho fatto una comparazione cercando dei prodotti, così ogni tanto che mi viene di vedere, cioè, ma perché deve avere questi prezzi che sono palesemente, cioè sono i ricarichi che devono dare, ok, lasciamo stare. Allora, sì, sono di tretinoina, però ho ancora un po', quindi metto una lozione di cui non vi ho parlato ancora. Non vi ho parlato perché è una lozione, un siero imperfezioni all'alfa hydroxy acid, però non voglio farvi vedere la farmacia. E, vabbè, vedete il prezzo, un siero agli alfa hydroxy acid, dove c'è acido mandelico, acido lattico, zenzero, cannella e pimpinella. Bellino, molto bellino. Allora, solo per me che uso la tretinoina da ormai 7 anni, non so, devo fare il calcolo, 7 anni, sì. Io posso permettermi di stratificare prima un alfa idrossi, un AHA, un acido, faccio 2 pompette, e poi aspettare e mettere la tretinoina. Ma posso farlo, è un warning, altrimenti non ve lo faccio vedere. Io posso farlo perché ho abituato la mia prole a queste cose. Voi non fatelo. Leggevo oggi una ragazza che mi diceva, cioè, agli approcci con gli acidi esfolianti, e che trovava un po' tutte le soluzioni. Dico, va benissimo, diceva, ma se io tamponassi quella lozione, la mettessi sui dischetti, poi la lascio sul viso, ecco, la lascio sul viso, magari è più veloce, l'esfoliazione è più veloce, è più duratura, cioè fa prima, cioè una lozione tipo questa, il toner di Ordinary messo, cioè, ma Che senso ha? Tutti vogliamo, innanzitutto non è che se lo applichi così o ci fai gli impacchi, il funzionamento, cioè la performance, la prestazione dell'acido glicolico al 7%,
migliora con te, lasciandolo tenere sul viso. Cioè, ragazzi, sento delle cose. Ecco, questa soluzione qui, ripeto, è ottima. È una farmacia galenica qua. Acido mandelico, acido lattico, zenzero, cannella e pimpinella. La pimpinella. Quindi aspetto un po', lascia la pelle che... Cioè, io vorrei proprio farvela toccare. Non lo so. Vabbè, lascia la pelle benissimo. È un'altra cosa di cui sono felice. Era un tempo che cercavo queste forcine d'osso che usavano le nostre donne in campagna quando facevano. Le ho trovate per caso in una specie, in un simile acqua e sapone, di fronte al centro estetico dove ho fatto la mia ricostruzione. Ecco questa qui. Cioè, quando hanno fatto la ricostruzione le unghie erano così, ho detto taglia, taglia, devono essere leggermente che escono fuori dalle dita, ma leggermente, io l'avrei fatta ancora più rasata, ma l'hanno fatta bellissima. E quando sono uscita sono entrata lì perché dovevo prendere delle candele di citronella, perché qui ancora abbiamo zanzare, e poi per caso ho detto ma quelle forcine di osso che usavano, signora, eccole. Cioè, incredibile. Niente, non credo di aspettare quando mettermi tretinoina e dopo mettere il gel, sì, la crema idra d'ester. Quindi sappiate che lo faccio, insomma. Dopo metterò tretinoina e ancora dopo la idra di d'ester. Vi lascio così e non mi resta che abbracciarvi. Ciao. Vado a vedere cosa c'è. Mi manca Rocco. Cioè, qua ieri sera è finito Rocco. Mi sono offerta di tenergli Lupa, ma chissà, no. E lasciavo pure la porta aperta, ma non se ne parla.